Ragazzi, se il buongiorno si vede dal mattino, verrà in coi bene pure le cose in chiaro, le ha volute mettere presto, molto, molto presto, perché domina questa cronometro inaugurale sulla costa dei Trabocchi nella partenza abruzzese. Una roba impressionante quello che ha fatto il belga della Quick Step, che è partito veramente in maniera pazzesca, dominando questa cronometro iniziale, dando secondi e secondi anche a degli specialisti come Filippo Ganna oppure Stefan Kung. Ha dato secondi e secondi, ad esempio, anche a un Primož Roglič 43 secondi, che insomma è vero, poi il Giro d'Italia comunque ancora è lunghissimo, però questa è una bella dimostrazione di forza anche dal punto di vista psicologico nei confronti degli avversari. Però ecco, tanti diciamo stanno già sparando delle sentenze su come andrà a finire questo giro. Ancora calma, insomma, perché le cose possono cambiare nelle grandi corse a tappe da un giorno all'altro. Possono succedere assolutamente tante tante cose, e quindi non si può mai dire, e di conseguenza ecco, non bisogna mai dare niente per scontato. 3 settimane sono tante, ci saranno tante montagne, tante salite, altro cronometro, il tempo per recuperare ci sarà assolutamente, quindi assolutamente ancora tutto vivo. Però ecco, bene, soprattutto la dimostrazione che ha dato è stata straordinaria, perché ha creato un solco già nei confronti degli avversari incredibile, vista la cronometro, che comunque non è che fosse lunghissima. Ha volato, mi sembra veramente che anche dal punto di vista morale stia benissimo e che sia molto focalizzato mentalmente. L'abbiamo vista alla Liegi-Bastogne-Liegi, la condizione è veramente delle migliori. Vedremo nelle prossime cronometro, ecco, se questo è il passo, anche nelle prossime cronometro veramente può prendere tantissimo, soprattutto nei confronti del rivale diretto che è Primož Roglič, però anche nei confronti degli altri. Voglio sottolineare poi la prova anche di altri uomini di classifica che assolutamente non hanno sfigurato. Penso ad esempio a un ottimo Gegenhardt, che è stato uno dei più sorprendenti, arrivando quarto a 40 secondi da Evenepoel. Penso anche ad Almeida, che ha limitato i danni, è arrivato a 29 secondi. Ma lo stesso Roglic, che è stato dipinto a volte come disastroso, io non penso assolutamente abbia fatto un disastro, anzi, ha fatto una discreta cronometro. Semplicemente, ecco, le prove di oggi vanno parametrate rispetto a quello che è successo, che ha dimostrato Evenepoel, perché Evenepoel ha dimostrato di essere di un'altra caratura, almeno quest'oggi, e di conseguenza anche le prove di Ganna, ad esempio, le prove di Kung vanno parametrate su quello che ha fatto Evenepoel, perché ha fatto qualcosa di assolutamente differente e notevole proprio rispetto al resto della concorrenza, e di conseguenza bisogna sempre mettere sulla bilancia i due pesi e poi valutare effettivamente quella che è stata la prestazione. Ad esempio Ganna le tabelle le ha fatte, ha fatto tutto quello che si era preposto di fare, semplicemente ha trovato sulla sua strada un corridore più forte di lui, uno che ha fatto qualcosa di estremo, di grandissimo. Vedremo se manterrà questa condizione, se andrà così forte anche in salita. Certo che adesso comunque mette un pochino di pepe anche a questo Giro d'Italia, perché per esempio Roglic già dalle prime salite comunque dovrà cercare di attaccare per recuperare, altri uomini di classifica comunque dovranno cercare di correre all'attacco, penso allo stesso Gegenhardt, attenzione ad Almeida,
Quindi insomma, da questo punto di vista indubbiamente si accende, ecco. Sin da subito questo Giro d'Italia, sin dalle prime montagne potremo vedere dello spettacolo e dei corridori che potrebbero scalare, che provare a scalare le gerarchie proprio con la loro spregiudicatezza e sono costretti a correre allo scoperto e cercare di battere Remco Evenepoel, visto che sì, a cronometro può essere il più forte di tutti, però in salita può essere già un territorio anche più contrastabile, ecco, per il belga, soprattutto per scalatori puri, come ci sono in questo Giro d'Italia, vedi comunque Rubio, Buitrago. Vedremo, ecco, insomma, abbiamo avuto questo bagliore, però ancora la strada di chilometri e di risposte ce ne dovrà assolutamente dare tante da qui in avanti. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, una volta anche mi piace il video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci sentiamo presto per altri contenuti. Arrivederci ragazzi, al prossimo video.